In ogni contesto Dio pone questa domanda. chi manderò? E don Nazzareno Galullo ha risposto: Eccomi, manda me, noi lo abbiamo in collegamento Skype. Addirittura dal Benin. Ben trovato, donna Zareno. Ciao Anna Maria, buona domenica, ben ritrovata. <ride> eh, buona giornata missionare mondiale! Brav'o! Sei grazie. la prima persona a cui posso dirlo <ride> eh, in italiano. Eh, sì. Perché questa mattina l'ho detto in lingua francese e mi sforzo di dirlo e di imparare la lingua locale. Ciao. Grande, Come state? grande, noi stiamo tutti bene. Voi mi immagino di sì, dai sorrisi che si vedono anche attraverso uno schermo. Allora, Don Zarino, noi vogliamo sapere tutto perché sappiamo che sei lì da un po' di tempo, sappiamo che sei circondato da bellissime persone, tutti giovani a quanto pare. Quindi eh, mi sa che te la stai passando bene. Raccontaci però. Che cos'è questa missione che stai svolgendo lì, così lontano da noi? Beh, diciamo che è la, la, la missione che mi ha, mi ha toccato eh, profondamente nel, nel, nel cuore, dopo essere stato tanti anni parroco lì, mm -hmm. vicino a voi a San Giovanni, eh, a San Giovanni Rotondo. Io parroco a Rignano Garganico e aver collaborato anche con voi tanto tempo. Ebbene, ho accettato questo invito. Il vescovo mi ha chiamato un giorno, ha detto: Tu potresti andare in missione? Ho detto oh, Don Gianni, il mio vescovo, che è chinato in San Severo, ma io ho 50 anni e non ho più 30 anni. Ha detto: Non c'è mai un'età per, eh, per, dire, per non rispondere. E ho detto: sì. Sono venuto qua. La mia missione è essere vicario parrocchiale di una parrocchia nel Benin nord eh, nella città di Tanghietà ma precisamente in un villaggio di nome Cociacu che è un piccolo villaggio che però ha tanti altri villaggi e mi occupo soprattutto della gioventù degli studenti cerco anche dei sostegni dall'Italia tante volte perché qui è necessario intervenire con questa carità e mi sforzo di insegnare quello che, che conosco, cosa conosco? un po' di musica, eh, un po' di francese non lo so e mi sforzo di essere soprattutto un amico, un compagno di viaggio. Senti, dalla, da, da tutte le pecore che hai dietro, se vogliamo chiamarle così, mi pare che eh, tu ti stia, eh, sì, sì. Ti stia insomma, anche eh, comportando bene nei loro confronti perché ti seguono. Ecco. Quindi sei un bel esempio per loro. Ma come passate la giornata? Vogliamo proprio saperlo concretamente? Beh, adesso ti racconto la giornata tipica del, di un missionario esatto. qui in Africa e, e, che poi non è tanto dissimile dalla giornata di un buon parroco italiano eh, con qualche differenza che ti spiego. Allora, la giornata inizia con la messa che è molto partecipata e la messa inizia molto presto, alle sette meno un quarto perché poi tutti al lavoro o a scuola. E quindi poi si iniziano le varie attività che possono essere di preparazione ai catechesi, e allora c'è la catechesi magari da preparare insieme a un gruppo di catechisti che viene però da un villaggio che si trova a 30 km? Bene, la prepariamo insieme, loro sono venuti magari dal giorno prima e passa tutta la giornata perché bisogna parlare magari una lingua differente ed essere tradotti. E poi ecco abbiamo i pomeriggi anche impegnati nella pastorale giovanile. Quindi gruppi di, di giovani che, che seguono molto eh, la parrocchia. Sto pensando anche di iniziare l'oratorio, ma qui è tutto un oratorio. <ride> <ride> e la giornata eh, <ride> sì, perché devi sapere che qui ogni famiglia ha almeno dieci figli. Ma se non ne ha dieci, ne ha otto, ne ha nove. E, ecco, qui si ferma un altro. Buon Susa, va bene. Buon dimonso. E, e niente, quindi allora è pieno di giovani e, e veramente tantissime attività. Abbiamo un bellissimo gruppo scout che oggi non ti posso presentare perché sono eh, fuori in attività, e, però ecco, anche lì c'è da lavorare. Insomma, ti posso dire soltanto, Anna Maria, e lo dico anche a tutti gli amici che ci seguono da Padre Pio TV, che, a cui voglio un gran bene da sempre, anche noi. Eh, che è la giornata... Finisce tardi e sempre velocemente. Quindi, Vuol dire eh, che tanto i tempi sono anche tempi mm. lenti, sì, perché poi sono tempi lenti spostarsi da un villaggio all'altro. Ho dimenticato di dirti che per fare 30 km io ci metto due ore. Infatti eh, quando mi hai detto mi sto stessata. spostando per collegarti, non sapevamo quanto tempo ci avessi messo, insomma, ci avresti messo. Quindi eravamo un po' così nelle tue mani. Don Nazareno, io so che lì nei paraggi c'è anche un mercato, e eh, il mercato anche noi... Sì, adesso noi... magari ci spostiamo, sì. perché il mercato è il punto d'incontro, mm -hmm. e loro sono venuti con me, eh, sono di Cociacu, sono dei giovani che poi magari mi presenterò pure magari dirà il loro nome sì eh, c'è qualcuno che entra in seminario pensa anche pastorale vocazionale gente che entra in seminario e che dice ancora sì al Signore ecco qua c'è un incontro tra due uh -huh. perché devi sapere che qui anche, anche i saluti sono lenti eh, noi entriamo in una stanza siamo quanti? ci sono 30 persone diciamo buongiorno e basta no, esatto. qui devi salutare personalmente ciascuno e ogni saluto coincide anche con chiedere come stai e la tua famiglia e i tuoi amici, hai dormito bene, hai mangiato bene, cosa farai stasera. Ecco perché la giornata lunga. è lenta e quindi anche molto intensa. Si pensa alla fine, della, alla fine della messa e quando si saluta bisogna, è giusto anche salutare tutti. E... Vuoi tu... dimenticare qualcuno? Eh ah, sì, sì. Eh, Allora, passiamo al mercato. Beh, ecco, i mercati posso... sono sempre colorati e eh, sì. eh, eh. ovviamente bonjour, ça va bien? Eh, <ride> qui in Benin si è vissuta la colonizzazione però l'eredità positiva è che questa lingua, benché lingua europea lingua anche straniera ha reso possibile la comunicazione tra villaggi che parlano lingue totalmente diverse mm. è come se da San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo parlassero due lingue parlassero l'inglese e il cinese. Esatto. Eh, non si capiscono neanche per piccole parole. Hai reso bene l'idea, ma tu insegni loro anche un po' di italiano, così. Me lo chiedono e allora libero. io gli ho insegnato a dire ciao belli, ciao bella, <ride> e poi fai la prova a dire ciao bella a nostra amica Anna Maria. Ho detto no. ciao bella Anna Maria. Ciao bella. Ciao, bella. Ciao, bella. ciao bella Anna Maria come stai? Come stai? ciao belli, ciao, belli. No, noi, stiamo noi, bene. Siamo noi siamo di Cochacù noi siamo, siamo di Kochaku. fantastici come si chiamano Le gli chiam abitanti Kochiaku. di Cochacù? come si chiamano gli abitanti di Cochacù? Cochabà è facilissimo secondo noi una, se una volta a settimana potremmo collegarci per imparare un po' la loro lingua ah, perché no? <ride> La lingua si chiama Uama, Uama. E l'etnia le, le, Wama è quella che abbiamo noi nei nostri villaggi, ed è un'etnia importante, ricca di storia, eh, di tradizioni. Uama. E, Uama. Mh, Uama. e eh. pensa che da un villaggio sperduto della nostra parrocchia, ma sperduto significa non il centro pastorale dove io vivo, ma andare proprio in questi villaggi è, è venuto fuori qualche bravo studente nel passato che oggi è il presidente del senato beninese per wow. cui, eh, ci, ci, ma la possibilità dello studio gliel'ha data la chiesa cattolica e allora questa è anche oh, la nostra missione cercare di aiutare eh, la, i giovani a studiare Io ho anche su internet cioè, se andate su facebook c'è cioè missione cattolica cociacù invitiamo chi vuole a poter fare la cosiddetta adozione a distanza guarda questa bambina quanto è carina adesso oh. Che carina, va Sa va bene? Sa va bene? Guarda come sono anche... curiosi, sono tutti curiosi. Eh, Don Nazareno, io devo chiederti cosa abbiamo manca. Anche eh sì. Eh, Don Nazareno, noi, qui in Occidente, insomma, in Italia, abbiamo tutto. Si può dire, i giovani, i ragazzi hanno tutto sotto mano. Eh, cosa hai notato che manca loro? O almeno di cosa hanno, sentono il bisogno? Guarda, una cosa che, che mi ha colpito dall'inizio e mi ha colpito perché non la sapevo, non la conoscevi. Ho fatto altri viaggi missionari, eccetera, ho studiato nelle missioni, ma non conoscevo questa cosa, la voglia di studiare. Mentre da noi c'è il disfattismo, qui invece c'è certo. la voglia di studiare. E ti racconto una recente: qualche giorno fa era già aperta la scuola. Ho incontrato un ragazzo, c'ha 19 anni, 20 anni, mi ha detto, Tu non sei andato a scuola? Ha detto, Padre. Io non riesco ancora a comprarmi i quaderni. Ho detto, ma tu perché non me l'hai detto? Te li do io dei quaderni. È brutto dire così, però io ce li ho. Insomma, gli ho dato dei quaderni. Ho detto, però adesso vai a scuola subito. Mm -hmm. È andato a scuola subito. Che cioè, bello. Non è che ci ha messo tempo. E così anche per l'università ho incontrato un ragazzo. Si chiama Romain. E era lì nel villaggio. Dice, ma tu non, vai, non ritorni all'università dopo Natale. Io sono qui da quasi un anno. E ha detto: Purtroppo non ho i soldi per il viaggio e sto cercando di lavorare. Mi servono 8.000 franchi che sono 12 euro. E ho detto: Va bene, se io ti do queste 12 euro. Così tu parti quando? ha detto: Parto subito, ed è partito subito. Ed è tornato soltanto quest'estate con tutti i risultati positivi dello studio. Quindi, che dare la possibilità di studiare è una grande missione cristiana. Io non, non lo sapevo, eh sì, non lo sapevo. Ah, eh, io cioè... pensavo. Capito l'insegnamento, catechesi, eccetera. Non avevo capito che Gesù ha dato anche da mangiare a chi aveva fame, e qui c'è una fame di, di, cultura. di cultura. I ragazzi chiedono quello. Che bello, c'è sempre, sempre da imparare. C'è sempre da imparare, don Nazzarino, poi la carità è legata strettamente alla missione, quindi al tuo essere missionario in quella terra. Ovviamente eh, si può dare sostegno. Approfittiamo di questa occasione per chi volesse eh, Perfetto, aiutare. sì. Dillo pure. Sai Anna Maria, io, io ricevo sempre anche, anche io ho adottato a distanza per anni un giovane che adesso è medico in Congo. Io ero stato in Congo nel 2009 e mi sono sentito di adottare questo ragazzo che si chiama Cristian. Quando sono venuto qui ho capito che questa è una cosa importante. Ho quantificato in 180 euro all'anno tra iscrizione, eh, vestito, perché qui c'è la tenuta, eh, non è che si va vestiti così, cioè eh, vestito libri, viaggi, eccetera, collegio per i ragazzi dalle scuole elementari alle superiori, 180 euro in un anno intero che distribuisco io personalmente, quindi nessun argent, nessun centesimo va perduto. Per gli universitari la cosa è un po' più triste, ma questi sono il futuro perché qui siamo al Nord e il Nord è abbandonato, come era una volta da noi il nostro sud, e per gli universitari noi chiediamo, abbiamo quantificato in 800 euro all'anno. Ora è chiaro che magari un singolo non ce la fa, la pandemia ha portato anche situazioni difficili, ma ci si può mettere insieme. E ti dico che qualche risposta è già arrivata e non è arrivata da gente ricca, ma è arrivata da gente semplice che ha detto Donna Zareno, sono una pensionata, voglio adottare un bambino. Eh, su internet, su Facebook ci sono tutte le indicazioni eh, per fare questa adozione a distanza in tutta sicurezza, con la garanzia... Personale, certo. che non, non viene dissipato neanche un centesimo. È Le certo. grandi associazioni molte volte devono, avere, devono mantenere dipendenti, eccetera. Noi siamo noi. Non, non c'è bisogno solo di bisogni, scusate il gioco di parole, spirituali, ma anche materiali. Ecco perché esistono queste missioni sì. e queste giornate che ci aiutano a riflettere. Don Azzarino, il nostro è vero, tempo è quello. È la giornata di Scena puntiate. Esatto, quindi insomma, abbiamo approfittato proprio per puntare l'attenzione su questa. Su questa... Su questo ambito. Don Nazareno, il nostro tempo televisivo purtroppo è terminato. Un saluto a chi ti segue con... e non ha mai smesso di sorridere. <ride> ti è venuto di mente. Io sono andato train di salutare e io voglio salutare anche a quindi saluto a vostra lingua. Nai su, io. Nai su, io. Che dicono? Ozungata? Nadari? Eh, okay. Ciao, Naisu. il saluto. Okay. hai ben dormito, e hanno risposto loro stessi. Da Dari bene. <ride> anche noi, un abbraccio a tutti voi, a te, anche in modo saluto particolare. Saluto voi Siete tutti nel mio cuore, come sempre. Padre Pio TV, davvero tu sei nel nostro, insieme a tutti i tuoi amici che sono lì che ti seguono. Grazie, ciao, belli. Ciao, belli. Ciao, belli, Ciao, belli. ciao, belli. ciao, ciao bella. bella. Ciao come bella. stai? Ciao Anna Maria Ciao, Ciao Anna Don Anna Nazareno, Maria. grazie Grazie di cuore Ciao Padre Pio TV Ciao, Ciao Padre, Padre Pio TV <ride>